Il cristiano è una persona che allarga il suo cuore con questa magnanimità, perché ha il tutto che è Gesù Cristo, le altre cose sono il nulla, sono buone, servono, ma nel momento del confronto sceglie sempre il tutto, con quella mitezza cristiana, che è il segno dei discepoli di Gesù. Mitezza e magnanimità. E vivere così non è facile, perché davvero ti danno delle schiaffie, ti li danno, e su tutte e due guance. Ma cristiano è mite, cristiano è magnanimo, allarga il suo cuore. Ma quando noi troviamo questi cristiani col corazzone ridotto, col corazzone rimpiccolito, che non vanno, questo non è cristianesimo, questo è egoismo mascherato da cristianesimo. Il regno di Dio è tutto, l'altro è secondario, non è principale. E tutti gli sbagli cristiani, tutti gli sbagli della Chiesa, tutti i nostri sbagli nascono di qua. Quando noi diciamo al nulla che è il tutto e al tutto che, ma sembra che non conta. Seguire Gesù non è facile, non è facile, ma neppure è difficile, perché nella strada dell'amore il Signore fa le cose in un modo che noi possiamo andare avanti. E lo stesso Signore ci allarga il cuore. Quando uno fa un'opzione per il nulla, di quella opzione nascono gli scontri nella famiglia, nelle amicizie, con gli amici, nella società anche, gli scontri che finiscono con la guerra, per il nulla. Il nulla è seme di guerre, sempre, perché è seme d'egoismo. Il tutto è quello grande, è Gesù. Chiediamo al Signore che allarghi il nostro cuore, che ci faccia umili, miti e magnanimi, perché noi abbiamo il tutto in Lui, e che ci difenda di fare problemi quotidiani attorno al nulla. Così sia.